Una multa da 180.000 euro da Consob alla società di revisioni Price Waterhouse. L'accusa è quella di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione contabile. La sanzione è stata emessa dalla Commissione per i lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 di Banca Etruria, con i quali la stessa società avrebbe avallato quelli che, alla luce del crack dell'istituto, si sono rivelati bilanci predissesso non correttamente valutati. Lo abbiamo sempre sostenuto che la Pricewaterhouse non abbia fatto correttamente il proprio mestiere e che se l'avesse fatto non che non ci saremmo trovati nelle condizioni, ma quantomeno avrebbe dato il grido d'allarme necessario per mettere sull'avviso dei risparmiatori che avrebbero potuto decidere se mantenere l'investimento in Banca Etruria oppure uscirne. Federconsumatori da tempo sta puntando il dito contro chi certificò quei bilanci di Banca Etruria, ha già avviato infatti un'azione giudiziaria contro la società e adesso sta ipotizzando anche un'azione di responsabilità. Abbiamo fatto questa iniziativa per un accertamento tecnico preventivo sulle attività della Pricewaterhouse che, se viene confermato da quello che noi chiediamo, il giudice nomini, cioè un consulente tecnico d'ufficio che verifichi effettivamente le attività della Price, dovesse venire fuori una roba di questa natura, è dimostrata appieno la nostra tesi della non corretta funzione di questa società e qui si innesca poi tutta l'azione giudiziaria che abbiamo di mettere in atto o, se c'è la possibilità, una proposta transattiva che noi chiederemo alla Pricewaterhouse, perché, come abbiamo sempre detto, l'80% restituito agli obbligazionisti è un'ottima cosa, però noi abbiamo sempre detto che se uno ha prestato 100 deve riavere 100. Nel frattempo ad Arezzo questa mattina un nuovo passaggio in aula per il processo relativo al crack di Banca Etruria. È stato nuovamente il turno delle difese a prendere parole i legali dell'ex presidente Giuseppe Fornasari, degli ex direttori generali Luca Bronchi e Alfredo Berni ed infine dell'ex consigliere Rossano Soldini, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.